Allora, visto che molto spesso esce fuori anche il tema del fair play finanziario, anzi forse avrei dovuto farlo anche prima questo video, cerchiamo di aiutare un po' le persone a capire meglio di cosa si tratta, anche se poi io sono anche un po' allergico a queste tematiche perché vorrei parlare proprio di cose tecniche e tattiche. Comunque purtroppo il calcio ha preso questa direzione e bisogna prenderne atto. Allora, in vigore dal 2011 il fair play finanziario è uno strumento, quando si parla di strumento si intende fondamentalmente un sistema normativo, un sistema di regole, chiamiamole regole vigenti, introdotto dalla UEFA per monitorare le società sotto l'aspetto finanziario ed evitare indebitamenti e, aggiungo io, gestioni peccaricce alla Cragnotti, insomma, che sì, certo, se paghi le tasse, se paghi in cazzo, compri chiunque senza tenere conto del bilancio, vinci gli scudetti e poi però fallisci, salti in aria, eccetera, 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 no? Per evitare tutto questo è stato inventato il fair play finanziario. Ma come funziona nel dettaglio? Allora, innanzitutto prendi in esame i bilanci degli ultimi 3 anni. Questa è una cosa che molti non sanno. Magari uno pensa che prende in esame il bilancio dell'ultimo anno, invece degli ultimi 3 anni, perché è il trend praticamente effettivamente significativo dell'andazzo, dell'andamento di quella società, delle squadre, quindi partecipanti alle competizioni UEFA, quindi Champions, Europa League e da qualche anno a questa parte anche la Conference League. Si va a verificare l'eventuale sussistenza di debiti arretrati verso dipendenti della società, altre squadre o chiamiamole autorità fiscali, debiti diciamo verso il fisco. Avere i conti in regola però non basta. Infatti l'amministrazione delle squadre, delle società, deve presentare anche i progetti finanziari futuri come entrate o investimenti, con una deroga per ogni anno. C'è una soglia di tolleranza per quanto riguarda la perdita di bilancio che non può superare i 5 milioni di euro, diciamo, c'è un po' un margine, ecco. Nonostante la UEFA negli ultimi anni sia venuta incontro alle esigenze dei club, concedendo deroghe speciali per squadre in ristrutturazione societaria, per chi non rispetta il fair play finanziario ci sono delle sanzioni. A seconda dell'entità dell'infrazione, ovviamente, si passa dal semplice avvertimento fino alla multa, per poi arrivare alla penalità di punti, la trattenuta degli introiti, il divieto di iscrivere nuovi giocatori nella lista UEFA. La sanzione massima, ovviamente, è l'esclusione dalle coppe europee. Per i club, però, c'è la possibilità di stabilire un settlement agreement. Settlement agreement. Settlement, come si dice? Settlement agreement. Proposto dalla UEFA, che insieme alla società concorda la sanzione da scontare, cioè si può anche un po' negoziare, diciamo, ecco, la sanzione. Quindi noi abbiamo fatto questa infrazione, proponiamo, ecco, so, un pagamento dilazionato, rateizzato, oppure qualche punto di penalizzazione in classifica e una multa, si discute anche di questo. C'è una certa flessibilità ed è proprio approfittando di questa flessibilità che molte squadre si sono fatte molto bene i cazzi propri, perché ad esempio l'Inter è una squadra che negli ultimi anni si è super indebitata, come si è super indebitato il Milan, il Manchester City ha fatto quello che gli pareva, tant'è vero che è sottoposto anche a processo e rischia anche la retrocessione in Serie B, che ovviamente non ci sarà mai, perché chiaramente questi potenti in qualche maniera riescono sempre poi a trovare una soluzione meno rovinosa possibile. Il fair play finanziario non ha solo il ruolo di piano regolatore per i club europei, infatti, come si legge dal manuale della UEFA, viene utilizzato anche per alimentare la creazione di infrastrutture e per incentivare gli investimenti
nei settori giovanili e nelle squadre femminili. Tanto vi dovevo per precisare questa cosa. Abbiamo visto che quest'anno la Roma, dopo una gestione sotto questo punto di vista virtuosa degli anni precedenti, ha potuto, praticamente 2 anni fa abbiamo speso solo 7 milioni di euro, quest'anno abbiamo speso 120 circa, abbiamo voluto investire massicciamente sul calciomercato, per il momento con scarsi risultati, perché come dico sempre io non è che basta spendere tanto, bisogna avere anche che giocatori prendi, e sicuramente la Roma negli ultimi anni non è che abbia dimostrato proprio di essere una cima sotto questo punto di vista. Qualcosa l'abbiamo anche azzeccato, ad esempio sicuramente Svilar è stato un acquisto sicuramente azzeccato. Poi vi ricordo anche che quest'anno la Roma ha preso una multa di 2 milioni di euro proprio per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario del 2023. Anche questo va detto, eh. Non è che sia una cosa, quando io dico nei video sbagli qualcosa, pagherai le multe. È successo proprio quest'anno. È successo che la Roma deve pagare 2 milioni di euro per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario. Non ho detto niente di trascendentale. Questa è la situazione. Vediamo se trovo qualcosa sul CD di cui vi stavo processo. Al 16 settembre 2024, un mese fa, vedete, il Manchester City ha avuto per irregolarità finanziarie, viene definito il processo del secolo del calcio inglese dalla stampa inglese, ben 115 accuse di irregolarità finanziarie che li avrebbero aiutati a diventare i padroni quasi incontrastati del torneo. Sono così tante che, secondo le indiscrezioni, scrive la Gazzetta dello Sport questi un mese fa, agli altri club non basterebbe come punizione un significativo numero di punti di penalità. È scritto un po' male questo articolo, stranamente. Dunque, questo procedimento, qualunque verdetto ne esca, verosimilmente in primavera, quindi il verdetto arriverà nel 2025, anche se i tempi non sono certi, è destinato a segnare un'epoca del calcio inglese. Il campionato più bello del mondo, purtroppo è diventato la Premier, porta a processo la squadra dominante, quella che ha vinto gli ultimi 4 titoli e 6 degli ultimi 7, con una sfilza di 115 accuse di irregolarità finanziarie. Quindi questa è la storia. Sono molto pesanti le accuse. 54 riguardano aver fornito informazioni false alla Premier tra il 2009, 2010 e il 2017-2018. 14 sul non aver fornito informazioni accurate sul pagamento di giocatori. 5 su non aver rispettato le regole economiche UEFA, incluso il fair play finanziario tra il 2013-14 e il 2017-2018. 7 per non aver rispettato le regole economiche della Premier. 35 per non aver collaborato all'indagine della Premier tra il dicembre 2018 e il febbraio 2023. In pratica, il Manchester City è accusato di aver gonfiato i conti, pagato in nero allenatori Roberto Mancini. Avrebbe avuto uno stipendio ufficiale, uno ufficioso, attraverso una consulenza a un club sempre di proprietà dello sceicco Mansour e giocatori, ricevuto sponsorizzazioni illecite, migliorato i conti e falsificato le comunicazioni a Premier e UEFA col solo scopo di ottenere un vantaggio sportivo, di accelerare quel processo cominciato con l'arrivo degli sceicchi per diventare la squadra dominante del campionato. Il City ovviamente nega tutto. Dobbiamo essere considerati innocenti fino a prova contraria. Questo è logico. Questo è un articolo della Gazzetta dello Sport 16
settembre 2024, potete trovare anche facilmente su internet. Quindi questa è la situazione. È inutile credere alle favole, raccontare alla gente che col fair play finanziario tutti sono bravi, sono diventati tutti corretti, precisi, puntuali, e che ecco qua come stanno le cose. E questo è il Manchester City. E chissà quante altre società si sono fatte molto bene i cazzi propri in tutti questi anni.